Buonasera amici di Prima Serie A, oggi una puntata molto speciale. Abbiamo approfittato infatti della sosta del campionato e della partita che si sta giocando proprio in questo momento, l'amichevole tra Turchia e Italia, per fermarci un po' e fare il punto della situazione, non solo per quanto è successo proprio per il flop della nazionale che per la seconda volta consecutiva è stata eliminata dai prossimi mondiali, ma anche in casa Napoli, un argomento sicuramente molto più positivo, poiché nel prossimo weekend la truppa azzurra andrà a Bergamo contro l'Atalanta per una gara molto importante. Prima di tutto, però, come di consueto, sigla. Eccoci qui, ben ritrovati. Vi dicevo, oggi puntata molto speciale. Non ci saranno infatti ospiti qui in studio, bensì due collegamenti con due amici, due colleghi che stimo tantissimo e che vi presenterò tra un po'. Prima di tutto, però, riavvolgiamo un po' il nastro e vediamo dove ci eravamo lasciati precisamente alla 30ª giornata di Serie A, quindi vi rileggo i risultati della giornata e la classifica proprio per fare un po' il punto della situazione. 30ª giornata di Serie A, Sassuolo Spezia 4-1, Napoli Udinese 2-1, Cagliari Milan 0-1, Juventus Salernitana 2-0, Roma Lazio 3-0, Genoa Torino 1-0, Inter Fiorentina 1-1, Venezia 0, Sampdoria 2, Empoli Verona 1-1, Bologna Atalanta 0-1. Leggiamo ancora la classifica provvisoria, poiché mancano ancora varie gare da recuperare in vetta, ancora la gara dell'Inter contro il Bologna. In testa però c'è sempre il Milan con 66 punti, segue appunto il Napoli a 63, l'Inter 60, Juventus 59, Atalanta e Roma 51, Lazio 49 punti, Fiorentina 47, Sassuolo 43, Verona 42, Torino 35, Bologna Empoli 33 punti, a 30 punti l'Udinese, 29 punti per Sampdoria e Spezia, Cagliari 25 punti, Venezia e Genoa 22 punti, chiude la Salernitana con 16 punti. Prima di parlare appunto della Serie A e anche del Napoli, che ha ripreso proprio oggi gli allenamenti in vista del big match di Bergamo, è doveroso soffermarci anche su quanto è successo la scorsa settimana in casa Italia. Convocati infatti, come abbiamo parlato la settimana scorsa proprio qui a Prima Serie A con i miei ospiti, Lorenzo Insigne e Matteo Politano, proprio dal CT Mancini, per la sfida importantissima, il primo playoff contro la Macedonia del Nord. Le cose purtroppo non sono andate bene, infatti è stato schierato titolare soltanto Lorenzo Insigne, mentre Matteo Politano non è stato impiegato dal CT Azzurro, ma soprattutto l'Italia è stata artefice di una prestazione molto deludente che ha propiziato poi il gol subito all'ultimissimo secondo proprio da parte della Macedonia. Sconfitta per 1-0 quindi per l'Italia allo Stadio Barbera di Palermo, nonostante ci fosse un'atmosfera col 100% della capienza veramente caldissima che ha sostenuto gli azzurri dal primo all'ultimo minuto di gioco, ma ciò non è bastato per far sì che il mondiale fosse più vicino. Infatti la vincente, quindi la Macedonia, dovrà affrontare proprio il Portogallo, quindi era solo uno step intermedio, il penultimo prima poi della finalissima di accesso ai prossimi mondiali. E l'Italia, lo ripetiamo, notizia clamorosa, per la seconda volta consecutiva non c'entra la qualificazione mondiali, questa volta però è sicuramente la più grave della sua storia, poiché non la c'entra da campione d'Europa. Si è aperta quindi una mini crisi, ovviamente poi con l'amichevole di questa sera che si sta giocando in contemporanea proprio con
prima Serie A, ma nonostante ciò una partita tra deluse contro la Turchia, anche lei eliminata appunto nel primo playoff contro il Portogallo, una partita che non ha senso, infatti ha rivisto tantissimi giocatori tornare proprio presso i propri club e preparare al meglio la settimana di lavoro con dei permessi speciali concessi proprio dal CT Mancini. Non sappiamo ovviamente cosa succederà al termine della partita e nei prossimi giorni, per il momento però nulla è cambiato, non ci sono stati dimissioni e sembra che la linea da seguire sia comunque quella della riconferma dello stesso CT Mancini, molto provato dopo la gara contro la Macedonia del Nord, ma davvero come tutto il gruppo. Sono arrivate anche delle scuse sui social da parte di alcuni giocatori come ad esempio Berardi, altri hanno cercato di glissare su quanto successo, ancora molto provati da questa eliminazione, possiamo dire quasi a sorpresa, infatti sarebbe stata sicuramente gara aperta a qualsiasi tipo di risultato contro il Portogallo, una squadra di caratura maggiore, contro la Macedonia era sicuramente una gara molto più abbordabile. Abbiamo detto tante polemiche come quella che ha investito tutto il gruppo azzurro anche al termine della gara del Barbera, gli stessi spogliatoi dello stadio sono infatti stati, possiamo dire, vittime di un video il giorno seguente da parte degli inservienti che hanno dovuto pulire lo stesso spogliatoio lasciato poi dai giocatori azzurri in condizioni veramente deprecabili, e questo è un dato da sottolineare perché evidentemente c'è proprio una mancanza di serenità e di tranquillità in tutto l'ambiente azzurro, ma non deve essere un alibi per ciò che è successo. Vi dicevamo quindi non è dato sapere cosa succederà, se il CT Mancini effettivamente resterà sulla panchina azzurra. Si sono fatti anche dei nomi di possibili successori, tra questi Gennaro Gattuso e Fabio Cannavaro, insieme ovviamente anche all'ipotesi Roberto De Zerbi. Nonostante ciò però il popolo e il pubblico italiano sembra volere ancora, sia per esperienza ma anche per dare una possibilità di riscatto proprio il CT Mancini, che gode ancora della fiducia nonostante sia da rinnovare tutto il movimento calcistico italiano. Proprio della nazionale ma anche del Napoli ne abbiamo parlato con il primo dei colleghi di cui vi avevo parlato in apertura, un collega che stimo tantissimo, è stato anche ospite qui tante volte, non solo a Prima Serie A ma in tante trasmissioni dello sport di Teleprima, parlo di Giovanni Minieri, ascoltiamo l'intervista. Ciao Giovanni, grazie mille per aver accettato il nostro invito. Ciao Alessia, grazie a te per l'invito. Ben ritrovato più che altro. sì, dopo tanto tempo. È vero, ci voleva. Iniziamo subito, come abbiamo detto anche a microfoni spenti, con le dolenti note, perché c'è stata la sosta del campionato per gli impegni della nazionale. Ahimè, che non sono andati bene, c'è stato un vero e proprio flop dell'Italia che ha perso all'ultimo secondo contro la Macedonia del Nord ed ha fallito così per la seconda volta consecutiva la qualificazione ai prossimi mondiali, ma è stata una serata veramente incredibilmente negativa, possiamo dire. Eh sì, infatti, che probabilmente neanche il più pessimista pensava a un esito del genere, magari ci preoccupavamo del Portogallo, della Turchia, proiettandoci magari già alla finale, nessuno poteva aspettarsi un tracollo del genere contro la Macedonia. Secondo me, anche essendo abbastanza giovane e quindi avendo letto più o meno gli eventi storici mondiali, gli europei precedenti dell'Italia, probabilmente è stato il punto più basso in assoluto toccato dalla nostra nazionale, anche più basso della famosa sconfitta con la Corea del Nord, perché quella quantomeno era una fase finale di un mondiale. E anche la nazionale di Ventura fu anche quella una brutta figura, però comunque c'era la piccola attenuante che comunque nel girone c'era la Spagna, che comunque si partiva come seconda di quel girone. La Svezia nel playoff era un avversario comunque di livello medio-alto, e poi lì ci furono anche tanti errori di presunzione, possiamo dire, di Ventura, di Verbi con alcuni calciatori, una prestazione opaca alla fine. Però certo, uscire in casa in partita secca contro la Macedonia, che tra l'altro i suoi tre migliori calciatori non c'erano, Pandev, che conosciamo bene, si era ritirato dopo la storica qualificazione
all'europeo. Elmas, che anche lui conosciamo bene seguendo il Napoli, era squalificato. Costadino uguale, si è fatto una partita scialba, brutta, tanto possesso palla sterile, orizzontale, nessun tiro in porta se non quello di Berardi a seguito del passaggio del portiere della Macedonia che non siamo riusciti neanche a sfruttare. E poi alla fine, nell'unico tiro in porta, come dicevi tu, in pieno recupero, un giocatore che in Italia si è messo in luce soltanto in Serie B a Palermo, ha segnato proprio a Palermo il gol della qualificazione. Cioè, proprio non ci si poteva aspettare di peggio. È vero, incredibile, forse l'Italia non doveva arrivare a quel punto, anche perché da campione d'Europa, come hai detto giustamente tu, è stato davvero difficile poi accettare un tracollo del genere. Secondo te da cosa è derivato? E molti hanno detto, forse dopo la vittoria dell'Europeo assolutamente meritata, poi per quanto fatto dall'Italia, in quanto carattere, garra e cuore, forse ci si è sentiti un po' troppo appagati, non c'è stata una nuova progettualità, anche perché i tempi sono stati poi molto stretti. No, quello sicuramente. La cosa strana è che comunque Mancini in poco tempo era riuscito a creare un grande gruppo, una grande armonia, un gruppo di giovani abbassando l'età media. Eravamo consapevoli di avere tanti buoni giocatori, ma nessun top player, volendo escludere, non so se sei d'accordo, Verratti quando è intero. Però alla fine un buon gruppo ben amalgamato, senza top player, però che comunque era riuscito remando tutti insieme in un'unica direzione a fare un ottimo girone di qualificazioni, appunto conquistando gli europei, giocando anche a tratti un bel calcio. Anche le qualificazioni al mondiale, se vogliamo, bene o male, stavano rispecchiando un certo valore. Poi all'improvviso, paradossalmente, nel momento in cui c'era da piazzare il match point contro la Svizzera, quella famosa partita sbagliata, e da lì forse appunto la mancanza di un leader, la mancanza di un calciatore capace di caricarsi la squadra sulle spalle nei momenti di difficoltà, ha pesato tantissimo. Anche il nazionale ha deluso le aspettative, Lorenzo Insigne ha avuto delle critiche molto molto pesanti anche negli scorsi giorni, in tanti anche quotidiani hanno scritto che forse era distratto dai milioni di Toronto, anche se ovviamente il flop della nazionale, la partita stregata, se così la vogliamo chiamare, è stata corale, quindi non è stata soltanto la prestazione di Lorenzo Insigne causa, tra virgolette, della Sì, sconfitta. Insigne, beh, sempre un po' nell'occhio del ciclone, così come a Napoli, così con la nazionale, quella fa la maglia numero 10 che inevitabilmente Pesa. pesa. Sì, anche lui è stato un po' in ombra come in gran parte della squadra, però anche lì forse c'è da fare un po' un passo indietro, cioè facendosi tante domande, perché in Italia purtroppo da tempo non si investe più sui giovani. Molti hanno detto sì, l'Italia deve puntare su Ciro Immobile, che è sicuramente un buon giocatore, però è l'attaccante della squadra che in questo momento occupa il settimo posto in Serie A. Sì, ma delle prime sei, quante delle prime sei hanno attaccanti italiani? Forse Petagna, mi viene a memoria, ma che è il terzo attaccante del Napoli, però non ce ne sono. Le squadre non puntano sui giocatori italiani. La stessa Atalanta, che per anni è stata il modello, tanti calciatori che sono usciti dal vivaio bergamasco, ultimamente si sta occupando più che altro di comprare a poco prezzo giovani stranieri e rivendendoli a prezzo molto più alto, però si investe pochissimo sul settore giovanile, ci si dà poca fiducia, non c'è la valorizzazione. E poi una cosa su cui non riesco proprio a essere d'accordo, quando poi andiamo anche nei club a fare non belle figure in ambito internazionale, l'ultima è stata la Juve col Villarreal in Champions, si parla di riforma dei campionati, campionato italiano poco allenante, vogliono ridurre le squadre togliendo il sogno a tante piccole realtà magari di poter disputare la Serie A, e poi alla fine si vede che la Juve negli ultimi 4 anni ha fatto, mi sembra, tre eliminazioni agli ottavi e una ai quarti contro Ajax, Lione, Porto e Villarreal. Quindi poco allenante la Serie A, però per dico squadre che giocano in Eredivisie, nel campionato portoghese, nella Ligue 1, fuori Paris Saint-Germain, c'è qualcosa che non va.
Certo, assolutamente, parole giustissime. Chiudendo il capitolo nazionale, anche perché vedremo cosa succederà ovviamente anche in quanto scelte nei prossimi giorni, ci tocca parlare anche di Napoli, quindi abbandoniamo le Sì. dolenti note e parliamo di qualcosa di al momento più piacevole, anche perché la vetta ormai resta comunque vicina. Il Milan continua ad essere lì capolista, c'è il Napoli, c'è l'Inter che insegue con una partita da recuperare, c'è la Juventus che continua comunque il suo momento positivo, però il Napoli deve andare a Bergamo, partita assolutamente difficile. Eh sì, è un campionato molto avvincente, non c'è una dominatrice, c'è stato il Milan che ha inizialmente accusato un piccolo momento di difficoltà, poi è stato il momento dell'Inter che vive un periodo in cui nelle ultime 10 partite ha raccolto poco, il Napoli che è sempre lì, peccato i due scontri diretti interni, pareggiato con l'Inter e perso col Milan che forse potevano essere quello step in più per consolidarsi in vetta alla classifica. C'è la Juve che piano piano, da quando sembrava quasi spacciata, quasi fuori dalla lotta a scudetto, è lì, è a un punto dall'Inter e ci sarà lo scontro diretto proprio con l'Inter nel weekend. E poi c'è appunto il Napoli, un'altra partita molto importante, secondo me l'ultimo crocevia per poter essere la squadra che si può candidare seriamente insieme a Milan, Inter e Juve alla lotta scudetto, una partita che sappiamo essere non facile, che l'Atalanta è una squadra comunque scorbutica che ti va a prendere uomo su uomo a tutto campo, l'abbiamo visto nella gara di andata. Tra l'altro ci saranno ancora tante assenze come nella gara d'andata, mancherà Osimhen. Quindi bisognerà fare comunque tanta attenzione, sarà la partita di Mertens, neopapà, e quindi sarà forse, sicuramente lui il terminale offensivo a cui farà affidamento Spalletti, e sicuramente gli infortuni ci faranno capire un po' cosa vorrà fare, mantenere la difesa a 4, ripassare a 3 come all'andata, chi sostituirà Di Lorenzo, ci sono diverse incognite, forse la chiave a centrocampo, Fabian Lobotka, che possono dare tanta qualità, i loro fraseggi possono giocare un ruolo importante nella partita. Secondo te il Napoli dove deve ancora lavorare, insomma, per attentare seriamente poi allo scudetto? Cosa manca per recuperare quei 3 punti di distacco? Anche se, come hai detto tu, al momento pesa proprio la vittoria del Milan al Maradona. Quello sì. Ma secondo me, a livello tecnico non ha nulla da invidiare alle altre big. Il salto di qualità purtroppo, è nella testa. Secondo me storicamente sono mancati al Napoli giocatori con la mentalità vincente, giocatori abituati a vincere. Purtroppo è sempre capitato che nel momento in cui c'era bisogno di fare quello step in più, di fare quel salto di qualità, magari quella vittoria quando la posta in palio era più alta, quando la pressione era più alta, la squadra è venuto meno. L'abbiamo visto, poteva fare il salto di qualità a Cagliari e ci fu il pareggio. Poi sembrava che la vittoria dell'Olimpico, per come era maturata, quel gran tiro da fuori di Fabian al 94esimo, sembrava aver riaperto i giochi, sembrava dirci finalmente quest'anno il Napoli ci può essere, e poi invece la sconfitta in casa col Milan. È sulla testa, secondo me, che bisogna lavorare. Assolutamente, è una cosa importante e soprattutto i tifosi sognano al momento, anche perché il Maradona è tornato ad essere un abbonato a fare la differenza ed è bellissimo vedere anche la simbiosi, ovviamente, tra città, squadra e protagonisti in campo. Sì, finalmente. Il Maradona è sempre stato storicamente un valore aggiunto. Purtroppo le restrizioni imposte dalla pandemia avevano fatto sì che la capienza fosse stata inevitabilmente ridotta. Man mano che è stata aperta, la tifoseria ha risposto alla grande, quindi
nel momento decisivo del campionato si potrà trasformare sicuramente in un valore aggiunto, soprattutto dopo il ritorno anche delle tifoserie organizzate delle due curve. Il Maradona, il boato del Maradona può davvero spingere i ragazzi di Spalletti a superare ogni ostacolo. Le ultime gare di Victor Osimhen, come detto giustamente tu, non ci sarà a Bergamo. Due doppiette consecutive, sembra che veramente con il grande lavoro sia del calciatore anche di Spalletti e il suo staff stia crescendo tanto, ormai si è ambientato anche benissimo all'ombra del Vesuvio e può essere il presente ma anche il futuro di questo Napoli. Sicuramente sono d'accordissimo con te. Penso che al momento Osimhen, insieme a Vlahovic, chiaramente con caratteristiche diverse, sia tra i migliori attaccanti presenti nel nostro campionato. Sta trovando continuità. Purtroppo anche lui nella prima fase della stagione era stato alle prese con il lungo infortunio dopo la rottura dello zigomo. Poi man mano è tornato in campo, ha rinunciato alla Coppa America, si è rimesso sotto, ha lavorato duro, ha lavorato sodo. Ed è diventato determinante per il Napoli, soprattutto quando si trova con squadre magari chiuse negli spazi aperti, è devastante, prende pochissimi, prende metri e metri alle spalle delle difese avversarie. Poi ultimamente di testa sovrasta tutti, comincia a segnare anche di piede. Il lavoro di Spalletti, il lavoro allenamento dopo allenamento comincia a farsi vedere. Vero, un calciatore veramente incredibile. Volevo farti un'ultima domanda su una questione della quale si parla ancora poco perché si è fossilizzati ovviamente sull'addio di Insigne, il rinnovo di Mertens, le offerte per Koulibaly. Però c'è un altro nodo importante poi per la prossima sessione di mercato che riguarderà i portieri. Al momento Meret è infortunato, quindi è indisponibile, però c'è un grande punto interrogativo non solo sul futuro di Meret, anche perché c'è sempre questa alternanza con Ospina, ma anche con lo stesso futuro di Ospina, corteggiato da diversi club anche italiani. Secondo te il Napoli si avvia verso una rivoluzione totale del parco portieri? Sembra essere avviato in questa direzione, anche se non ti nascondo che a me dispiacerebbe tantissimo se andasse via Meret, che secondo me a livello tecnico, a livello di talento è tra i migliori interpreti del suo ruolo. Purtroppo non è riuscito a esprimersi, vuoi per gli infortuni, vuoi perché comunque Ospina è più bravo. Come dicono ai tecnici, è bravo a giocare con i piedi, anche se poi alla fine fondamentalmente i portieri devono parare, però per il gioco moderno, la capacità magari anche con un rinvio lungo di poter dare in là una transizione, un contropiede, è anche importante nel calcio moderno, però Meret, secondo me, se è in condizione, se non ha problemi fisici, se riesce a giocare un numero di partite importante, può sicuramente essere un valore aggiunto non solo per il Napoli, ma anche in ottica nazionale. Quando era al massimo, secondo me, insieme a Donnarumma, era tra i migliori portieri di quella generazione. È verissimo, anche a me dispiacerebbe tanto se il Napoli non dovesse puntare più su di lui, non solo per l'investimento, ma anche come futuro proprio del calcio italiano e di tutto il sistema portieri. Quindi concordo assolutamente con te. Grazie mille per essere stato con noi. Ovviamente ti riaspetto in studio quanto prima, eh? Grazie a te, speriamo di rivederci presto in studio. Un abbraccio, grazie. Un ringraziamento speciale a Giovanni Minieri che ci ha accompagnato in questo excursus, non solo per quanto riguarda la nazionale, anche lui, come avete appena sentito, ha analizzato i temi più caldi, ripartendo proprio da una piccola rivoluzione, possiamo dire, del calcio italiano e non solo. È giusto tuffarci però anche in casa Napoli, in ciò che è successo e ciò che sta accadendo, anche se la situazione fortunatamente è molto molto tranquilla. Oggi infatti sono ripresi gli allenamenti in vista della trasferta contro l'Atalanta, un altro spartiacque importantissimo, sia psicologico, caratteriale, ma anche come peso spaziale
specifico sulla classifica per gli azzurri, che sono costretti a inseguire la capolista Milan, e pesa tantissimo proprio lo scontro diretto allo stadio Maradona vinto dai rossoneri con il gol di Giroud, partita che poteva andare sicuramente diversamente, ma che ha visto vincere con merito la squadra di Pioli. E nonostante ciò si guarda anche alle spalle, perché c'è l'Inter che abbiamo detto deve recuperare ancora la gara contro il Bologna, c'è la Juve in un momento di grandissima forma, e nel prossimo weekend ci sarà proprio Juve-Inter, quindi qualcosa magari in merito alla classifica, soprattutto alle spalle, può cambiare. Il Napoli si augura anche in vetta, guarda però prima di tutto a se stesso, e i riflettori sono tutti puntati su mister Spalletti, perché sa che la gara di Bergamo è fondamentale, sa che per fare punti proprio contro l'Atalanta ci vuole la gara perfetta. Come ha analizzato anche benissimo Giovanni, il Napoli avrà parecchie defezioni, quindi Spalletti dovrà analizzare e studiare il miglior 11, e lo sta facendo già da oggi con la ripresa degli allenamenti. Facendo un po' il punto della situazione, da valutare le condizioni di Lorenzo Insigne e Matteo Politano, che sono tornati appunto acciaccati, molto stanchi fisicamente e psicologicamente dalla gara contro la Macedonia, e quindi dal ritiro della nazionale, che comunque è stato lungo anche per Politano, nonostante, come ho detto prima, non abbia giocato. Ricordiamo, Osimhen e Rachmani non saranno della gara poiché erano diffidati, hanno appunto conquistato un cartellino giallo contro l'Udinese, quindi appiedati entrambi un turno dal giudice sportivo. Meret ancora lungodeggente e quindi infortunato, e da valutare anche le condizioni di Malquit e di Lozano. Emergenza quindi in attacco, mentre in difesa scalda i motori Juan Jesus, sempre più parte integrante del gruppo azzurro, vuole restare proprio partenopeo, vuole indossare ancora la maglia partenopea, e c'è anche una speciale clausola nel contratto, ovviamente le parti ne parleranno, per far sì che ciò possa accadere quanto prima. Defezioni, ma soprattutto Spalletti sta lavorando sulla testa dei giocatori per far sì che la gara contro l'Atalanta, la gara di Bergamo, venga affrontata nel migliore dei modi, soprattutto per cercare di trovare quella continuità che ultimamente è un po' mancata nel gruppo partenopeo, ma che ha ritrovato nelle ultime gare, complice anche il grandissimo stato di forma di Victor Osimhen, che contro l'Udinese ha siglato la sua seconda doppietta consecutiva, quindi Verona e Udinese. Contro l'Udinese poi è stata anche in rimonta, quindi è un altro dato molto positivo per quanto riguarda ovviamente l'attaccante partenopeo. Prima di continuare a parlare del Napoli ci fermiamo per un attimo di pubblicità e ritorniamo a Prima Serie A tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Ben ritrovati amici di Prima Serie A, per chi si fosse collegato soltanto adesso con noi vi ricordo che oggi è una puntata speciale, infatti non vogliamo togliere assolutamente spazio all'amichevole della nazionale contro la Turchia, stiamo approfittando anche della sosta del campionato per fare un po' il punto della situazione con diversi collegamenti, aggiornarvi su tutte le ultime novità in casa Napoli. Stavamo parlando di Victor Osimhen e del suo stato di forma, ma merito ovviamente anche di mister Spalletti, che ha trovato la giusta quadra per valorizzarlo al meglio anche contro l'Udinese. Infatti all'ingresso in campo di Dries Mertens l'attaccante nigeriano ha dato veramente il massimo, trovando anche maggiori riferimenti, essendo mortifero con il fiuto del gol, e nonostante il gravissimo infortunio subito e la maschera che ancora sta indossando, si dimostra di essere un calciatore che ha dei margini di miglioramento davvero
davvero enormi, ma che sta comunque facendo già la differenza nonostante sia davvero giovanissimo. In settimana si è parlato anche della maschera che indossa, che è diventata anche un po' un rito scaramantico. Infatti il chirurgo che l'ha operato ha confermato che è clinicamente guarito, quindi non ci sono altre problematiche, ma nonostante ciò, per il modo irruente che ha di giocare, ci mette la faccia, passatemi la battuta in senso letterale e figurato, è meglio comunque tenere la maschera così, anche psicologicamente più sereno nei contrasti. E poi, appunto, come detto, è come se fosse anche un vezzo, poiché le cose vanno molto bene, si è abituato nonostante un fastidio iniziale non da poco, perché ovviamente è molto ingombrante, ma nonostante ciò, complimenti davvero Osimhen, operazione super riuscita, così come anche la degenza. Altra notizia importante proprio della giornata riguarda ancora una volta Osimhen, infatti è stato premiato, seppure ancora simbolicamente, perché il premio verrà consegnato al Maradona prima di Napoli-Fiorentina tra due settimane, è stato premiato come miglior calciatore, miglior attaccante, quindi del mese di marzo in tutta la Serie A. Quindi complimenti a lui, l'ennesimo riconoscimento per un grandissimo lavoro. Dicevamo un grande lavoro non solo dell'attaccante ma anche di Spalletti, di tutto il suo staff, che sin dal ritiro di Castel di Sangro e Di Maro stanno lavorando anche singolarmente con lo stesso giocatore, puntando a raffinare la tecnica, suo punto dolente soprattutto appena arrivato all'ombra del Vesuvio, cercando di migliorare il suo temperamento e il suo carattere. Lo vediamo infatti molto più tranquillo e focalizzato in tutte le fasi della partita, generoso, cinico, veramente risolutivo. Il Napoli ovviamente, come abbiamo detto, non potrà disporre di Osimhen nella gara contro l'Atalanta, bensì ha dalla sua invece un Dries Mertens in grandissima forma. Dries Mertens, ne parleremo tra pochissimo, che è stato soggetto di una bellissima notizia arrivata lo scorso sabato, infatti è nato Ciro Romeo Mertens. Ebbene sì, qua devo fare mea culpa e lo faccio pubblicamente, nonostante, come molti sanno, Dries Mertens sia il mio calciatore preferito, possiamo dire, o tra i miei calciatori preferiti di tutta la Serie A, ero un po' scettica e non credevo davvero che potesse chiamare suo figlio Ciro, appunto perché è un nome molto distante dalla tradizione belga e poi ovviamente un po' almeno di potere decisionale a Qatar andava dato. Invece è stato ancora una volta una grandissima dimostrazione di amore, possiamo dire, di tutta la famiglia Mertens ai colori azzurri, a questa terra, alla città di Napoli, alla tifoseria e alla squadra, poiché è stato scelto proprio il nome di Ciro, e lo vediamo anche sui social con le tutine, i vestitini ed ogni cosa proprio con il suo nome stampato. Quindi è una bellissima emozione poi per tutte le persone e tutti i tifosi che sono legati particolarmente ai colori azzurri. Quindi tantissimi auguri a Dries Mertens in primis, e ne parleremo tra pochissimo, poiché è stato un gesto forte quello ovviamente di chiamare il suo primogenito suo figlio Ciro, però questo rinnovo ancora non vuole arrivare, nonostante quando chiamato in causa da mister Spalletti Mertens dia davvero il massimo. Ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa con gli ospiti di Prima Serie A, anche con il collega Francesco Vassura della nostra redazione. Sembra che Spalletti lo voglia preservare e soprattutto sappia precisamente quando inserirlo. Ci sono partite dove ovviamente un attaccante che dà meno punti di riferimento e sia anche meno formato fisicamente può fare la differenza, altre dove invece serve un altro tipo di gioco e quindi viene messo un po' in disparte. Una scelta tecnica, ovviamente una scelta di Spalletti, che al momento comunque sta dando i suoi frutti. Sicuramente non è una scelta personale, non è una scelta che riguarda la questione contrattuale, che rimane comunque pendente, ma che resta una priorità del giocatore, ma soprattutto una volontà della società, poiché la volontà di Mertens è sempre stata chiarissima, quella di voler restare a Napoli al di là dell'ingaggio, al di là delle clausole contrattuali, però ovviamente
soprattutto dopo il caso Insigne, la società sta facendo dei ragionamenti diversi. Un attaccante classe 87 che sta trovando poco spazio, spesso ha dei problemi fisici, che comunque sa dire la sua, è un uomo spogliatoio, un leader e possiamo dire un vice capitano, appunto, anche lontano dal campo, quindi sarebbe davvero un peccato perderlo. Però ovviamente tra quei calciatori che comunque hanno un ingaggio, possiamo dire, abbastanza importante insieme appunto Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly, e quindi si può fare un ragionamento diverso rispetto ad altri calciatori che possono comunque raggiungere, possiamo dire, un rinnovo anche a lunga scadenza a cifre confermate o leggermente superiori. Ovviamente sarà la società insieme al calciatore a parlare faccia a faccia, occhi negli occhi, per cercare la migliore soluzione. Adesso però si pensa esclusivamente al campo, quindi non è un argomento del quale il giocatore stesso vuole parlare, distrattissimo ovviamente anche dalla nascita del suo primogenito. Di Dries Mertens e del Napoli, ma non solo, della classifica ed anche di una particolare previsione scudetto, ne abbiamo parlato con il collega già firma di Gianluca Di Marzio, Francesco Lupo, ascoltiamolo. Ciao Francesco, grazie mille per aver accettato il nostro invito. Ciao Alessia, grazie a voi, è sempre un piacere. Allora Francesco, iniziamo a parlare di Napoli, sosta del campionato per gli impegni delle nazionali. Napoli che si ritroverà impegnato in una gara, la prima in realtà di una serie abbastanza difficile, appunto contro l'Atalanta, con una classifica che poi è corta, che vede ancora gli azzurri all'inseguimento del Milan, con l'Inter che ha ancora una gara da recuperare, la Juventus che non molla. Che periodo è per il Napoli? Iniziamo da questo. Ma chiaramente gli ultimi risultati hanno sorriso ai partenopei. Chiaro, la pausa delle nazionali solitamente, no? Ci ha abituato a rimescolare le carte, però è chiaro che il prossimo impegno che vedrà la squadra di Spalletti a Bergamo contro l'Atalanta sarà sicuramente decisivo per il rush finale. La distanza dal primo posto, classifica alla mano, è soltanto di 3 punti, quindi è chiaro che l'ottimismo e l'entusiasmo in casa Napoli non deve mancare. Ecco, non deve mancare, i tifosi sognano, è inutile negarlo, perché come hai detto anche tu la classifica resta corta, quindi c'è ancora tutto il tempo per recuperare questo svantaggio, e soprattutto i tifosi sognano con Victor Osimhen, che non ci sarà nella gara contro l'Atalanta, però viene da 2 doppiette consecutive, un magic moment, e soprattutto ha convinto anche i tifosi un po' più scettici al suo arrivo all'ombra del Vesuvio. Adesso mette d'accordo veramente tutti. È chiaro, ha messo d'accordo, come giustamente hai detto tu, tutti, con l'unica legge, no, che conosce un attaccante, cioè quella del gol. Devo dirti che a me sto ragazzo ha impressionato tantissimo, no, per come si è ambientato nel nostro calcio, nel calcio italiano. Non era scontato che succedesse così sin da subito. Sicuramente grande merito voglio darlo a mister Spalletti, che ha saputo cucire il suo gioco, il suo credo tecnico-tattico addosso al calciatore. Mi ricorda, sai chi mi ricorda? È la prima volta che mi capita di dirlo, mi ricorda George Weah nell'accelerazione. Un bellissimo paragone. Poi secondo me ancora dei margini di miglioramento ampissimi Osimhen, quindi veramente con tanto lavoro, passione che ce l'ha, perché si vede anche in campo con i compagni al momento del gol, con l'esultanza con i tifosi, però veramente può dare tantissimo ancora sia alla causa azzurra ma anche a se stesso per la sua carriera ovviamente. Sono assolutamente d'accordo. Tra l'altro, a proposito di questo, in questi giorni, oggi mi sembra, ho letto le parole del chirurgo, no? del dottore che lo ha operato, e praticamente ha detto che è rimasto sorpreso dalla velocità con cui Osimhen praticamente ha recuperato da quel grave infortunio. Secondo me anche questo è sintomatico di quanto il ragazzo, oltre alle grandi capacità tecniche, diciamo così, accompagna anche un grande carattere e una voglia di fare bene, soprattutto anche per la causa del Napoli.
Ecco, Francesco, hai nominato anche Mister Spalletti che insieme a tanti altri giocatori sta convincendo i tifosi. Sembra abbia trovato la quadra giusta. Possiamo dire che tra il mese di dicembre e gennaio ha avuto tante difficoltà, tantissime defezioni, tantissimi infortuni, ovviamente anche le assenze causa Covid, come tutti, per il periodo, il lunghissimo periodo infinito trascorso per la Serie A e non solo. Però al momento, avendo quasi tutti i giocatori a disposizione, possiamo dire che si vede anche la sua mano, sa cambiare anche a gare in corso, i suoi cambi sono anche importanti e soprattutto ci mette poi sempre la faccia anche nelle conferenze pre-partita, non solo quelle post-partita, sa anche come spronare la squadra. Ah, guarda, ricomincio da quest'ultima parte della tua domanda, cioè le conferenze stampa di Spalletti. Secondo me, le conferenze stampa di Spalletti sono un film, no, a sé stante, cioè come una puntata, no, una puntata di Gomorra. Durano sempre 20 minuti, mezz'oretta. Ti dico la verità, quelle soprattutto della vigilia non me le perdo mai. Sono un suo grande estimatore, sin dai tempi dell'Inter, credo che il mister sia uno degli allenatori più sottovalutati del nostro calcio. Secondo me anche a Napoli si è evoluto tantissimo, ora riesce dal mio punto di vista a leggere meglio la partita o le diverse fasi che ci sono all'interno dei 90 minuti rispetto a quanto accadeva prima e ripeto, secondo me ha dato una grande mentalità a questa squadra e poi, come ti dicevo poco fa, le sue massime, no? Le sue frasi che poi diventano un mantra, no? Filosofiche delle conferenze stampa a me piacciono sempre, cioè, prendo sempre appunti quando parla Mister Spalletti. Dico la verità. Già si conoscevano Spalletti comunicatore, però a Napoli è diventato ancora uno showman, forse è l'area di Napoli, no? Che gli trasmette quest'area, anche se vogliamo, un po' teatrale, che a me piace tanto. È vero, si vede che sta bene a Napoli, è entrato subito in simbiosi con la piazza e non era scontato, ovviamente, come sempre capita, perché è una piazza calda, è una piazza esigente come è giusto che sia, quindi anche gli allenatori devono dare sempre il massimo. In settimana, Francesco, c'è stato anche un evento lieto, possiamo dire, è stata la nascita di Baby Ciro, poiché è stato confermato il nome Ciro Romeo Mertens. Anche questo, ovviamente, è un segno inconfutabile del grandissimo legame di Mertens con la città di Napoli. Mertens, che sta vivendo un momento particolare, ha fatto comunque benissimo quando è subentrato nella gara contro l'Udinese, cambiando totalmente il match, propiziando anche la doppia dello stesso Osimhen, però c'è pendente sempre questo rinnovo che ancora non arriva. Sì, partiamo intanto dal lieto evento, no, che ha caratterizzato la famiglia Mertens, quindi Ciro, non ne parlavamo poco fa, microfoni spenti, ancora una volta una dimostrazione tangibile, no? Quale migliore dimostrazione se non quello di dare al proprio figlio il nome simbolo, no, della città di Napoli come Ciro, un bellissimo gesto che certifica definitivamente il legame, no? Il binomio indissolubile tra Dries Mertens e la città di Napoli, a prescindere, come giustamente sottolineavi tu, dalla situazione contrattuale. Una situazione contrattuale non facile per l'attaccante, che però ovviamente darà il massimo fino agli ultimi giorni dell'appunto contrattuale in maglia partenopea. Poi non lo so se mi chiedi una previsione sul futuro di Mertens. Come minimo, voglio saperla. Ma sì, allora, dai segnali che arrivano, da quello che mi risulta, non vedo, ok, segnali positivi da parte della società, cosa che invece sul fronte Juan Jesus, per esempio, si notano. E ti dico la verità, nonostante l'età avanzata di Mertens, mi dispiacerebbe tanto se la sua avventura a Napoli finisse in questo 2022, a prescindere, no, dall'alone o dalla nota romantica che avvolge l'attaccante quando si parla di Napoli. Credo che, giustamente come hai sottolineato tu, anche quando quest'anno è stato chiamato in causa, secondo me ha fatto molto bene, tranne un paio di partite che ovviamente possono essere fisiologiche all'interno di una stagione, però si è sempre dimostrato un valore aggiunto e secondo me anche come collante all'interno dello spogliatoio.
Francesco, ti giro anche un'altra domanda di mercato, visto che ne stiamo parlando, che ci hanno posto i nostri telespettatori sui social in questi giorni, che sono ugualmente preoccupati anche dal futuro di Kalidou Koulibaly, con queste offerte che sembrano arrivare anche dalla Spagna. Come ha ripetuto De Laurentiis anche in passato, con l'offerta giusta nessuno è incedibile in casa Napoli, quindi i tifosi iniziano a preoccuparsi. E quando si parla di Kalidou, no? Quando si parla di Koulibaly, in casa Napoli viene sempre il tremolio. Stiamo parlando, dal mio punto di vista, di uno dei centrali difensivi più forti del calcio europeo, se non del mondiale, e chiaramente sarà oggetto di mercato durante i prossimi mesi, tranne che non arrivi un rinnovo o un divieto da parte della proprietà, cosa che, giustamente, come hai appena sottolineato tu, non è mai arrivata. Anzi, il presidente De Laurentiis più volte ha fatto capire che se dovesse arrivare la cosiddetta offerta irrinunciabile, sarebbe pronto a sedersi ad un tavolo, se non addirittura ad accettarla. Quindi diciamo così che i tifosi napoletani devono un po' tribolare quest'estate per quanto riguarda Koulibaly, anche se determinante dal mio punto di vista sarà la sua volontà. È vero che farà assolutamente la differenza. Chi invece è andato già via ufficialmente è Lorenzo Insigne, che è stato anche tra i giocatori che ha deluso un po' di più in nazionale contro la Macedonia, nazionale che viene, altro argomento della scorsa settimana, da un flop incredibile come quello dell'ennesima esclusione ai prossimi mondiali. Secondo te da dove si deve ripartire? E secondo te le colpe, qualche colpa ce l'ha anche Lorenzo Insigne per la sua prestazione? Ma guarda, credo che della nefasta serata a Palermitana i calciatori e Mancini siano quelli che abbiano meno colpe. Ora, giustamente tu mi dirai, con tutto il rispetto per la Macedonia, no, ma l'Italia contro la Macedonia è una partita in cui noi, in teoria, sulla carta, non ci dovrebbe essere storia. Però certo, il calcio, purtroppo, per fortuna, non si gioca sulla carta, ma si gioca sul manto erboso, e purtroppo sappiamo qual è stato il triste epilogo. Credo che, ma lo abbiamo detto più volte, no, magari sicuramente dirò una banalità, ma sarebbe... cioè bisognerebbe una volta per tutte che il calcio italiano come sistema, proprio non nei singoli, si desse una regolata, a cominciare le riforme. Il presidente Gravina qualche giorno fa ha parlato delle riforme, però in questi mesi e in questi anni non è stato fatto nulla, e ci ritroviamo poi sempre là, no? Soliti discorsi italiani, poi si rischia un po' di far finire tutto a tarallucci e vino, no? come si suol dire. Mancini ha fatto capire che è intenzionato a rimanere, ha detto che dopo la partita contro la Turchia si confronterà col presidente Gravina, però credo che anche l'approccio, e concludo, scusami, faccio un po' di polemica, anche l'approccio, le prime parole in conferenza stampa del presidente Gravina, in cui è esordito dicendo al Barbera post sconfitta: sono aperto alle critiche, ma non mi dimetto. Sinceramente, dopo un epilogo così, così negativo, mi sarei aspettato quantomeno un approccio un po' più umile e rispettoso nei confronti dei tifosi e di un'intera o due, forse, generazioni che di fatto col secondo mondiale consecutivo saltato non vedranno la propria nazionale, cioè l'Italia, giocarsi una competizione ridata. Ecco, secondo te c'è anche bisogno di una riforma del calcio italiano, che sta perdendo comunque di appeal anche negli ultimi anni? Si ha difficoltà anche a dare spazio, a ricercare dei nuovi talenti da lanciare, preferendo comunque sempre il mercato estero, con cifre poi molto importanti, quando in Italia si hanno veramente tantissimi campioni in erba da coccolare e da valorizzare, con settori giovanili, puntando ovviamente anche con un occhio alle categorie inferiori, non solo alla nostra Serie A, alla Serie B. Sì, ma parte tutto dalla base, hai centrato il punto, cioè le categorie inferiori, quindi penso alla Serie C, ma penso anche all'interregionale, no? Alla Serie D, quello che un tempo veniva chiamato interregionale, ma soprattutto i vivai. Cioè, ormai l'altra volta l'avevo letto l'intervista di un allenatore delle giovanili che diceva tra
ormai gli allenatori, anche quando giocano, quando allenano i più piccoli, tra un calciatore, un ragazzo magari alto e ben messo fisicamente, e magari uno messo fisicamente un po' male rispetto al compagno, che però è più bravo tecnicamente, ovviamente si fa prevalere il fisico. E poi i risultati quali sono? I risultati sono che dal 2010, l'ultimo anno in cui l'Inter vinse il triplete, di fatto le squadre italiane, quando si affacciano in Europa, prendono lezioni di calcio in qualsiasi campo, ad eccezione per due finali della Juventus, ma che dal mio punto di vista sono state episodiche. L'Europeo dello scorso anno, anche quello lo considero un miracolo fatto da Roberto Mancini rispetto agli ultimi anni. E poi ci ritroviamo sempre qui a fare i soliti discorsi di nicchia da bar, quando di fatto ancora l'errore è sempre lo stesso, cioè il calcio italiano non riesce ad andare oltre, a vedere oltre il proprio giardino, e di fatto ormai il livello del calcio italiano, te lo chiedo anche a te, qual è, cara Alessia? Il livello del calcio italiano è assolutamente mediocre. Non, se dico che è il quarto, addirittura il quinto torneo d'Europa, non credo che ci possa essere qualcuno che mi possa smentire. Io concordo assolutamente con le tue parole e spero che davvero sia una caduta che serva a propiziare poi una grande rinascita, perché ci vuole non solo per la nazionale, che ha un blasone incredibile, ma anche per tutto il calcio italiano, ed è importantissimo. Ultima domanda a bruciapelo, così lasciamo stare la scaramanzia: chi vince lo scudetto? No, questa io sono difficile, questa è difficile. Ok, mi hai risposto, allora, mi hai risposto. Ero tranquillissimo come all'università, ultima domanda, invece è stata quella più insidiosa. No, guarda, Edoardo De Filippo diceva che essere superstiziosi da ignoranti, ma non esserlo porta male, quindi preferisco essere ignorante e non sbilanciarmi su questo, cioè non ti risponderei mai, nemmeno se stessimo qui per ore e ore. Vuol dire che c'è ottimismo, quindi ci sta. Grazie mille, sempre. Francesco, grazie. Grazie a voi, Alessia, è sempre un piacere. Ringraziamo Francesco Lupo ovviamente per la sua competenza e la sua compagnia in questa puntata speciale di Prima Serie N. Approfittiamo per l'assist, perché ci rituffiamo anche nella prossima giornata di campionato, la 31esima, che vedrà scontri molto interessanti, e io ve li leggo tutti. Spezia-Venezia, Lazio-Sassuolo, Salernitana-Torino, Fiorentina-Empoli, Atalanta-Napoli, Udinese-Cagliari, Sampdoria-Roma, Juventus-Inter, Verona-Genoa e Milan-Bologna, che chiude la giornata lunedì alle 20.45. Dicevamo gara difficile, molto difficile per il Napoli a Bergamo, nonostante ovviamente per quest'anno la favorita sia assolutamente la compagine azzurra, soprattutto classifica alla mano, infatti annata particolare per l'Atalanta, distratta possiamo dire anche dalle ambizioni europee, che comunque è rimasta particolarmente indietro in classifica, 51 punti come vedevamo infatti in precedenza, ma gara mai da sottovalutare, soprattutto quando si gioca in trasferta. Al momento però, come dicono gli stessi tifosi, il Napoli è il primo antagonista di se stesso, quindi dovrà vedere esclusivamente al suo percorso. Tra le gare del weekend ovviamente spicca Juventus-Inter, che come detto anche in avvio deciderà molto soprattutto alle spalle dello stesso Napoli. La Juventus con 59 punti possiamo dire che resta vicina alle prime della classifica, ma soprattutto in un momento molto positivo e di filotto. Non possiamo dire assolutamente che la Juve giochi bene, ma questa non è una novità, a me concedetemelo, però è cinica, ha carattere, sa superare l'ostacolo e soprattutto sa conquistare punti importanti, quindi conoscendo anche le potenzialità della stessa Juventus negli scorsi anni, che ha recuperato veramente gap importanti soprattutto nel girone di ritorno, ci possiamo aspettare di tutto, anche perché dalla lotta Champions al momento sembrano assolutamente escluse, ma per distanza ovviamente, l'Atalanta, Roma e la Lazio. Parlando brevemente anche della Roma, particolarmente scossa dalla situazione Veretout, infatti in questi giorni di assenza dal club giallorosso per la sosta delle nazionali, il giocatore ha festeggiato il compleanno della moglie con parenti, amici e familiari. Peccato che la moglie però avesse il Covid.
Covid. È tornato infatti a Roma, è risultato positivo, la moglie non curante di tutto, ha iniziato poi una polemica anche con gli stessi tifosi giallorossi che si sono dichiarati veramente offesi da questo comportamento molto molto grave, che sfocia ovviamente anche nel penale, perché poi sono stati pubblicati tantissimi video di festeggiamenti appunto senza mascherina, con la famiglia nonostante la positività al Covid. Positività che appunto abbiamo detto è arrivata poi anche per il centrocampista giallorosso e per altri membri, poi altri giocatori della squadra, quindi una situazione veramente spiacevole, e i tifosi chiedono soprattutto alla Roma un provvedimento esemplare, anche forte, magari anche l'esclusione in rosa dello stesso calciatore proprio per la gravità di ciò che ha fatto, e sembra che non se ne sia assolutamente pentito. Questa è un po' la notizia, possiamo dire, degli ultimi giorni e della settimana, in attesa degli ultimissimi impegni ovviamente delle varie nazionali. Gara importante anche per la Salernitana contro il Torino, costretta appunto la Salernitana a vincere per cercare di aggrapparsi assolutamente al sogno salvezza, nonostante abbia due gare da recuperare, ma il gap si sta facendo molto importante già rispetto al Genoa, infatti ha già 6 punti, ma nonostante ciò sembra proprio essere in difficoltà. È vero, viene da una serie di partite molto difficili, l'ultima appunto contro la Juventus, quasi impossibile da vincere, però vedrà davanti a sé gare più abbordabili contro compagini che si devono salvare o comunque di media classifica, e quindi adesso mai più, insomma, il momento della verità, anche perché mancano soltanto 8 giornate al termine del campionato, quindi bisogna rimboccarsi le maniche. Il Milan, come detto, è impegnato lunedì contro il Bologna ed è sicuramente la gara sulla carta più facile delle primissime della classifica, nonostante un rendimento, possiamo dire, altalenante dei rossoneri, che spesso sono inciampati proprio contro compagini di medio-basso livello, quindi chissà, il Napoli resta alla finestra, resta a guardare, però ovviamente, come dicevamo anche prima, per far sì che il gap diventi più piccolo, è costretto il Napoli in primis a vincere. Io ho parlato come sempre tantissimo, quindi siamo in chiusura, vi ringrazio, prossima settimana ovviamente torneremo con il nostro format consueto, con un parterre, vi posso anticipare, veramente infuocato, tutto per commentare Atalanta-Napoli, che siamo certi sarà una partita veramente bellissima e intensa, quindi ci vuole un parterre ugualmente vivo. Grazie mille per essere stati con noi. E quindi vi do appuntamento a martedì prossimo qui su Teleprima con Prima Serie A. Alla prossima!